efficace anche se con qualche brivido. Il possesso bianco celeste, Marusic, poi il tocco verticale ancora per lui, sotto di campo per Marusic, occhio alla pressione di Mario Rui, Marusic insiste, tocco di ritorno, ancora di Salento, palla che viene girata sul calcio, ripato, poi però c'è un nuovo ritorno, Immobile, una nuova possibilità, poi Insigne, la mette benissimo, prova, col destro alto, controllo splendido, poteva provare da lì, sì certo, la conclusione con che finisce larga, il tocco verticale a innescare Immobile per uno contro uno, stanno arrivando i rimorchi, la conclusione larga, tirato bene per Luis Alberto, conclusione sul fondo per Luis Alberto, e qui il messaggio delle qualità di Immobile, bravo anche quando devi tenerla e aspettare, sì, c'è stato un po' di incertezza tra il portiere, uno ha dato copertura all'altro, ora Koulibaly, ma male anche la verticalizzazione del Greco, la deviazione sul fondo, un passo dal vantaggio qui alla profonda all'altra parte, Immobile in mezzo a tre, Immobile 1-0 Lazio, Immobile in mezzo a tre uomini, lo stupo a seguire il mancino per il vantaggio Lazio, Immobile una palla che si praticamente persa in mezzo a tre difensori del Napoli, è riuscito ad uscire da un'azione molto complicata e farla diventare un'azione meravigliosa. Parliamo di tecnica, parliamo di fantasia, parliamo di conclusione da grande giocatore. Per play che va sottolineato. Palla che finisce in out, c'era evidentemente una spinta, ciò nonostante quelli barriere ancora Insigne è servito. Vince il duello Insigne. Occasione per il Napoli. Poi apre la zona di Kayekon, ancora Kayekon, palla sul destro, altro appoggio verso Zielinski, Zielinski, attraverso Zalo Lazio, Milinkovic in mezzo a saltare, palla dentro, Milinkovic Savic la prolunga, la conclusione, stiamo rivedendo gol annullato con l'intervento di Koulibaly sul difensore della Lazio, andiamo a bordo campo, la reazione delle due panchine, cominciamo con il Napoli con Davide Bernardi, però il gol dovrebbe essere annullato anche perché Inzaghi l'ha chiesto proprio, ma si abbassa per ricevere Zielinski verticalmente, Marusic tocca, occhio al pallone in mezzo verso Milik, l'apertura interessante nella zona di Insigne, prova a tenerla viva, uno contro due, Insigne cambia lato, l'apertura, il tocco dentro, che attacca adesso con uno contro uno di Miri, che va col mancino, palla larga ed è rimessa Napoli al minuto 56, viziosa ma imprecisa, Marusic dorme qui, il recupero del Napoli ancora con il tocco dentro, c'è una deviazione, completa il disimpegno, sai però altre idee, il tocco dentro e poi il destro, quanto gol in carriera, 2-1 Napoli, pesantissimo. Vabbè, bisogna dire la verità, Ancelotti ha un altro cambio, entra Mertens, grande conduzione da parte del numero 5 del Napoli, che poi adesso invece sbaglia clamorosamente, forse anche un po' stanchi adesso, in sette a saltare, la battuta dentro, la deviazione di palo che salva il Napoli, non è finita, c'è ancora la possibilità per un salto, torna ancora sul destro, ma non è che esce, Carnesi salta come un pazzo a celebrare, col destro, giocata di Kayekon, che bravo qui Kayekon, che passo,
Bastos. Il rinvio profondo. Abbiamo il rinvio.